radiobari.doc. Documenti e redazionali in primo piano su Radio Bari. Questa era Blurred Lines di Robin Thicke featuring T.I. and Pharrell, una delle mie canzoni preferite, infatti me la sono fatta mettere da Gianluigi Maggi, che è in regia, nella regia di Radio Bari. Sì, me l'hai messa, non si dice radio messa, non si dice, non si fa. Parliamo del nostro punto doc, perché oggi inizia il Festival dell'Innovazione a Bari, giunto alla sua terza edizione, ce l'ho fatta a dirlo, dal 22 al 24 maggio. È un festival tutto dedicato alla scienza, alla tecnologia, insomma i laboratori, l'innovazione dei laboratori scende in piazza e si fa sempre più vicina ai cittadini e ai ragazzi. Non è un festival da vedere, ma è un festival a cui partecipare, quindi chiunque, dai giovani, dagli studenti, dai ricercatori, dagli imprenditori, potranno avere dei momenti di scambio di idee tra di loro. I temi sono 5 di questa terza edizione del Festival dell'Innovazione, che si svolgerà tra l'altro proprio nel cuore di Bari, si svolgerà a Bari Vecchia, soprattutto in Piazza Ferrarese e in Piazza Mercantile. E i 5 temi, come vi dicevo, sono l'economia della scienza, il Made in Italy High Tech, l'energia e energie, il fattore umano e smart and social. Per vedere il programma, l'intero programma, il programma quotidiano soprattutto, potete andare sul sito www.festivalinnovazione.puglia.it. Ma ci sono, oltre a parlare di scienza, si parlerà, ci sono anche degli eventi, dei concerti e degli eventi spettacolari veri e propri, come quello che è organizzato questa sera alle ore 21 in Piazza Mercantile, perché ci sarà in piazza questo progetto che si chiama The Producers, ed è l'unione di 4 produttori discografici italiani, che sono Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo, Riccardo Sinigaglia e Max Casacci, che hanno avuto un'idea brillante, ovvero unire per la prima volta la scienza alla musica. In che modo? Organizzando delle vere e proprie conferenze scientifiche con ovviamente esperti e scienziati, e da insomma portare nelle piazze, nei teatri, con l'aiuto della musica, per facilitare ancora di più la comprensione. Questa sera a Bari ci sarà, oltre ovviamente loro, ci sarà l'astrofisico, che è un appassionato di musica, che è Fabio Peri del Planetario di Milano, scusatemi, e insomma verrà fatta una vera e propria lezione sulla nascita, le meraviglie del cosmo e il mistero della nascita del cosmo, con delle musiche che creeranno un'atmosfera unica. Tutto ciò avverrà, ve lo ripeto, alle 21 in Piazza Mercantile. Poi ci aggiorneremo ovviamente anche domani, ci sarà il concerto di venerdì ci sarà il concerto di Malika Ayane. Però novità è perché Radio Bari non finisce qui, perché da oggi fino a venerdì saremo dalle 11 alle 12:30, ci sposteremo proprio in Corso Vittorio Emanuele, altezza di Piazza del Ferrarese, nel track della Regione Puglia che ci ha invitati. Saremo con tantissimi ospiti, insomma saremo in diretta ovviamente radiofonica, però passate a salutarci, a vederci e a divertirvi insieme a noi dalle 11 alle 12:30 in Corso Vittorio Emanuele all'altezza di Piazza del Ferrarese. La puntata di oggi è finita, solo per ora, perché tanto tra un po' ci spostiamo in centro. Io ovviamente vi ricordo la nostra pagina Facebook radiobari.cult, il nostro indirizzo mail cult@radiobari.net. Ringrazio Gianluigi Maggi, grazie per Blurred Lines, e alla regia di Radio Bari. Invece ringrazio per la regia di Telebari Federico Semplice. Grazie per averci seguito. Ci vediamo in piazza, eh? Ciao! Radiobari.cult.